Il 4 novembre 2014, nelle elezioni di midterm, Andrew Mark Cuomo è stato nuovamente eletto governatore dello stato di New York, un territorio di circa 20 milioni di abitanti, grande quanto tutto il centro-sud Italia e comprendente anche la famosa città di New York. America. The land of the free. And the home of the brave. From San Francisco to New York. From the Rockies to the Adirondacks. From the Atlantic to the Pacific. America, the greatest nation on this planet. Nobody knows America's strengths better than Andrew Cuomo. Figlio maggiore del tre volte tanto amato governatore newyorkese Mario e di Matilda Raffa Cuomo. Esponente di spicco della comunità italo-americana e del Partito Democratico, Andrew Cuomo è stato anche procuratore generale dello Stato e ministro per la famiglia, per le politiche abitative e lo sviluppo urbano nel governo Clinton. Di origini italiane, i nonni campani e siciliani, Andrew Cuomo è padre di tre figlie, avute con Carrie Kennedy, figlia di Bob, ora legato a Sandra Lee, noto volto televisivo di Food Network. Allora, torniamo un momento allo Stato Maggiore Democratico di Roma. Marina Cuomo, prego. Allora, stavo presentando un ospite, Sergio Cuomo, che è il cugino del governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. Facciamo un passo molto molto avanti, si parla di Andrew Cuomo anche sui giornali americani proprio come di un possibile candidato democratico alle elezioni fra 4 anni, comunque vadano le elezioni attuali. Beh, questo... Sergio Cuomo è in contatto, ha parlato anche oggi con il governatore, ecco che cosa... Lo spieghiamo, intanto gli facciamo fare un bel lavoro ad Andrew perché è già un carico molto importante. Oggi negli Stati Uniti elezioni di medio termine che comprendono anche quelle di 36 governatori, tra questi quella del governatore dello Stato di New York. A Salerno, comitato di sostegno, grande entusiasmo per Andrew Cuomo, famiglia di origine campana. Per la sua rielezione in Europa e in particolare in Italia, si è attivato il Comitato Europeo per Andrew Cuomo, voluto da suo cugino Sergio Cuomo, presidente di Mentoring USA Italia Onlus, e da Alfonso Ruffo, direttore del Denaro e vicepresidente della NIAF in Italia. Oggi abbiamo brindato alla vittoria di Andrew Cuomo, governatore dello Stato di New York, una vittoria che porterà sicuramente tante possibilità e ricadute per il territorio, non solo campano, anche per tutta l'Italia. Molti si chiedono perché questo brindisi, no? È importante capire che con la famiglia Cuomo in particolare, io ne curo i rapporti da circa 16 anni e presiedo un'organizzazione che si chiama appunto Mentoring, abbiamo determinato, sviluppato numerose possibilità per l'Italia. Ricordo la lingua italiana, la promozione della lingua italiana nei college americani, ricordo il Forum Mondiale dell'Infanzia che si è tenuto a Napoli 2 anni fa e che ha permesso, come dire, lo scambio di informazioni sulle buone prassi tra tanti esperti convenuti da ogni parte del mondo. E ricordiamo anche Mentoring, in 16 anni di attività in Italia attraverso il metodo 1-1 di Matilda Raffa Cuomo, la mamma di Andrew Cuomo, è stato possibile inserire circa 10.000 ragazzi a rischio di dispersione scolastica. E non per ultimo, uno sguardo all'economia, all'impresa. Andrew ha promosso un progetto che si chiama Global New York, un progetto nel quale ha inserito 5 paesi, Israele, Cina, Messico, Canada e l'Italia. Lui sarà prossimamente in questo paese per promuovere un progetto che coinvolga gli imprenditori, non solo quelli grandi, ma anche i piccoli e medi imprenditori che possono, come dire, strizzare l'occhio allo Stato di New York. Quindi una grande chance, soprattutto in questo momento di crisi, che chiaramente fa molto bene e determina quella ricaduta sociale molto importante, soprattutto in questo periodo di crisi. Festeggiare la rielezione di Andrew Cuomo, governatore dello Stato di New York, è per noi molto importante perché Andrew Cuomo rappresenta uno dei figli migliori di questa terra. Non possiamo dimenticare che il papà Mario Cuomo è partito proprio dalla provincia di Salerno per conquistare
poi un posto preminente nella politica degli Stati Uniti. Noi riteniamo che possa esserci un rapporto profittevole e preferenziale tra gli Stati Uniti e la Campania, e tra lo Stato di New York e la Campania in particolare, e la rielezione di Andrew Cuomo questo lo potrebbe consentire, visto che il suo programma Global New York prevede dei rapporti commerciali, dei rapporti d'affari molto intensi con l'Italia. Ecco, noi vorremmo che questi rapporti potessero concentrarsi soprattutto verso la Campania e verso Napoli e Salerno, che sono le due città preminenti. Entrambi, presidenti del comitato, hanno raccolto numerosi segnali di stima e sostegno a un politico, ma soprattutto a un uomo, che ha dimostrato di essere sensibile e fattivo nella soluzione delle tante problematiche della comunità, senza tralasciare nessun aspetto, da quello economico a quello ambientale, sociale e civile. Numerose le personalità che hanno aderito, tra queste Anna Finocchiaro, Walter Veltroni, Leoluca Orlando, Enzo Bianco, Giancarlo Magalli. Lorenzo Arbona per Sergio Cuomo. Faccio moltissimi auguri ad Andrew Cuomo, governor, e speriamo che ci siano altre occasioni di incontri. Grande l'entusiasmo del comitato per il successo elettorale che è stato festeggiato presso il Palazzo della Provincia di Salerno con il presidente Giuseppe Canfora. Ma una giornata istituzionale di grande rispetto, di grande splendore tra la Provincia di Salerno e la Regione Campania, ma soprattutto lo Stato di New York con Sergio Cuomo, che ancora una volta è vicino alla provincia di Salerno con Mentoring Italia, che sappiamo bene quanto si siano prodigati in questi anni per l'assistenza, sia nel mondo scolastico e anche devolendo grandi somme per la costruzione, insomma, di scuole. Tra tutti cito la scuola Ipsia di Nocera Inferiore, donata e costruita con i soldi di Mentoring USA. Un ringraziamento a Sergio Cuomo, ma un ringraziamento alla signora Cuomo, un ringraziamento ad Andre Cuomo, a cui va tutta la nostra simpatia, tutta la nostra ammirazione, per un uomo, per una famiglia che venendo da Nocera, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, non soltanto fa grande l'America, ma fa grande anche l'Italia. Presenti i parenti italiani del governatore, la comunità civile e rappresentanti del mondo scolastico, istituzionale e culturale. È importante l'educazione oggi, dare i valori nella propria nella società, soprattutto per i giovani, perché se non riusciamo ad educare i giovani non riusciremo neanche ad avere un futuro migliore, e questo fa parte anche della politica di Andrew Cuomo in un meridione che ha bisogno proprio di questo. Credo che sia la politica più vincente che il Sud possa avere. La famiglia Cuomo è la nostra famiglia, in effetti. Noi siamo veramente onorati di essere stati invitati e di partecipare a questa cerimonia vera e propria di Andrew Cuomo, che in effetti rappresenta lo Stato di New York. E la nostra collaborazione è soltanto, diciamo, con il cuore, nel senso che non avendo diritto al voto inviamo l'energia, cioè l'energia che serve poi praticamente all'uomo che la usa tantissimo nelle sue cose, nel senso spirituale della parola. È una persona che noi vogliamo veramente tanto bene, non solo lui ma tutta la famiglia, per tutte le grandi cose che hanno fatto e che continueranno a fare. Sono sempre disponibile per la famiglia Cuomo, per le opere di beneficenza. Anzi, ho fatto un'edizione di San Gennaro Fest negli Stati Uniti, l'edizione di Las Vegas, e ho girato moltissimo per questi istituti, per invalidi e
perché io ci tengo molto, moltissimo a quelli che sono stati i personaggi che hanno sacrificato la propria vita per la patria. E in effetti quest'anno, con il patrocinio della regione, ho realizzato insieme a mia figlia Laura un disco che riprende tutti i canti di guerra di questi poveri ragazzi che praticamente venivano mandati al massacro. Sono onoratissimo di appartenere alla famiglia Cuomo. Posso raccontare un aneddoto simpatico. Mi trovavo a New York dopo uno spettacolo, dovevo prendere un aereo importante per rientrare in Italia, e un tassista, appena io dissi: senta, se, le sarei molto grato, era italo-americano, se mi fa prendere l'aereo, me lo faccia prendere, io sono il cugino di Mario Cuomo. Oh, Mario Cuomo, very good, very good. Si è messo a correre come un pazzo e siamo arrivati al Kennedy in orario per l'aereo. Quindi essere cugina alle volte funziona bene. E quindi ricordo le ultime telefonate che ho fatto con Matilda, con Mario, e Andrea è un ragazzo che farà molta strada. Ci auguriamo di vederlo alla Casa Bianca. L'incontro alla provincia è stato un'occasione per ripercorrere le tante iniziative realizzate in questi anni, grazie al sostegno della famiglia Cuomo, che ha operato in particolare anche attraverso la Mentoring USA Italia Onlus, diretta a prevenire e contrastare il diffuso e preoccupante fenomeno della dispersione scolastica. Tra i primi progetti realizzati, la costruzione di due scuole, volute da Mario e Matilda Cuomo, genitori di Andrew, che a seguito del tragico terremoto del 1980 si attivarono per raccogliere fondi nello stato di New York, che consegnarono alle istituzioni locali perché si potessero realizzare opere destinate a educare le nuove generazioni. L'Ipsia Andrea Cuomo di Nocera Inferiore è uno degli istituti sorti per volere dei Cuomo e che ha preso successivamente il nome del nonno di Andrew Cuomo. Da allora è stato un susseguirsi di iniziative. La Casa dei Bambini Italiani a New York, voluta dall'allora console onorario d'Italia a New York, Armando Tancredi, costruita anche grazie al contributo di Mentoring per ospitare i tanti bambini malati e le loro famiglie che intraprendono i viaggi della speranza. Mentoring USA Italia Onlus, fondata da Matilda e Sergio Cuomo, diretta a prevenire e combattere la dispersione scolastica, causa di piaghe sociali, bullismo, violenza negli stadi, microcriminalità, baby gang, tossicodipendenza. Ho avuto il piacere di essere testimonial di Mentoring USA Italia, che è un progetto che aiuta i bimbi, i ragazzi, insomma, e l'ho fatto con grandissimo orgoglio, devo dire la verità, anche perché il lavoro che quotidianamente porto avanti è proprio quello di essere vicino ai giovani, e quindi questa opportunità che mi è stata data dalla famiglia Cuomo mi ha aperto un nuovo mondo. È stato tutto molto bello fino ad arrivare alla promozione del Comitato Europeo per aiutare Andrew Cuomo. L'ho fatto anche in questo caso con molto divertimento e soprattutto con tanto tifo, che alla fine ha portato a un ottimo risultato. Quindi io mi auguro tra un paio d'anni di venire qui ancora a festeggiare la famiglia Cuomo per risultati ancora più importanti, e lo auguro di vero cuore a tutti. Grazie. E in qualità di ambasciatore dell'Ordine di Malta, quindi molto attento a tutto ciò che succede nel mondo, succede nel nostro paese, e soprattutto attento ad aiutare i più deboli, aiutare quelli che hanno bisogno, alle politiche sociali. Io sono entrato in contatto con Mentoring un po' di anni fa ed è un'organizzazione fantastica che stimo molto, a cui stiamo dando tutto il nostro supporto, un'organizzazione che si occupa dei bambini. Il problema principale in questo momento, il nostro futuro sono i bambini, e se noi non curiamo loro non curiamo il nostro futuro. Quindi tra tutte le attività che portiamo avanti e come Ordine di Malta e soprattutto che vengono portate avanti come Mentoring, il mio supporto personale, il supporto di tutte le organizzazioni che io rappresento è molto forte. Questa cosa dovrebbe essere condivisa a un livello più ampio e più largo, perché il lavoro che fa Mentoring è un lavoro di carattere sociale importantissimo e soprattutto che ci apre un futuro più radioso. In 18 anni di attività, circa 10.000 ragazzi sono stati socialmente reinseriti e indirettamente le loro famiglie. Ciò grazie anche al sostegno di enti pubblici, privati, dirigenti scolastici, docenti e tanti volontari.
Sono particolarmente onorata di essere qui stamattina in questa conferenza perché come Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino siamo stati i primi a partecipare all'azione di mentoring e continuiamo la nostra collaborazione, anzi la auspichiamo anche per il futuro, per il prossimo anno. Il mentoring è sicuramente un'associazione che ci dà tanto, per questo noi vorremmo proseguire i rapporti con loro, in quanto i ragazzi che vengono a scuola ci supportano con l'aiuto one to one, uno a uno, con i nostri ragazzini di pomeriggio. Ed è un progetto che ha avuto particolarmente importanza nel nostro POF lo scorso anno, in quanto come scuola abbiamo una fascia di disagio sociale particolarmente alta, per cui l'esigenza di rapporti e di crescita e di formazione da parte di queste associazioni ci dà sicuramente tanto. Sono felicissimo di essere qui in questa celebrazione di evento di un grande italiano che all'estero fa cose positive. E devo dire fa cose positive attraverso la famiglia, che è la famiglia Cuomo, che è qui nel Salernitano e che fa tante cose per i minori. Io sono qui per complimentarmi con la famiglia per il bellissimo evento, ma soprattutto per testimoniare che l'attività che la famiglia Cuomo fa attraverso il programma mentoring è una cosa importante per il quale penso e si debba dare un fortissimo contributo, cosa che ho intenzione di fare svolgendo insieme dei programmi che spero possano apportare ai nostri ragazzi, ai nostri figli, maggiore benessere. Vorrei ringraziare l'organizzazione Mentoring e la famiglia Cuomo per averci dato questa possibilità di stare insieme, di conoscerci e di condividere le problematiche della nostra società. E grazie all'associazione, col One to One, anche nel nostro comune stiamo cercando di promuovere attività per i bambini, per gli adolescenti, per evitare problemi di bullismo, di baby gang e quant'altro. L'EPI Italian Immersion Program per la promozione e l'insegnamento della lingua italiana nelle università americane, grazie all'impegno di Matilda Raffa Cuomo e Margaret Cuomo, del governo italiano, di Mentoring USA Italia e delle tre più grandi organizzazioni italo-americane, NIAF, UNICO e Figli d'Italia. We are very happy to have this achievement of the reinstatement of AP Italian thanks to the work of so many, most importantly the Italian Language Foundation that partnered with the Embassy in the Republic of Italy and many American donors and Italian donors. We are very happy to see this day. Ah, io sono orgogliosa per questo giorno perché mia figlia ha fatto molto lavoro e perché come mamma, che la cultura è tanto importante, e la figlia è la più grande delle tre donne in the family, ci sono i due maschi, però Margaret ha fatto proprio il suo cuore per aiutare con gli AP program. È una tappa che segna un grande successo di sistema, il governo italiano, le associazioni italoamericane, le grandi aziende che operano negli Stati Uniti, hanno tutti creato una piattaforma per rilanciare l'Advanced Placement Program, cioè l'esame che fornisce crediti per l'accesso all'università e che viene considerato da tutti gli specialisti, ma da tutti coloro che hanno esperienza col sistema educativo americano, la chiave di volta per diffondere la lingua italiana. Il World Forum for Child Welfare, assise mondiale sul benessere del bambino, tenutosi nel 2012 dopo 21 anni in Italia, stavolta a Napoli, per presentare, discutere e confrontare buone prassi educative per un mondo a misura di bambino. Il forum ha avuto un successo di partecipanti ed ha raccolto il contributo di esperti convenuti da ogni parte del mondo. Tra gli interventi di rilievo quello di Al Gore, già vicepresidente degli Stati Uniti e premio Nobel.
Cioè, noi siamo particolarmente interessati per ricevere qui questa discussione su questo grande tema mondiale, quindi un tema globale, però che ha una forte attrazione e sensibilità sui temi nostri, quindi sul disagio giovanile, sul tema dell'infanzia della nostra regione, delle aree chiaramente più difficili e delle risposte che quindi anche le istituzioni locali devono dare. Questa è una grande occasione per discutere di temi, di proposte, di soluzioni, di sperimentazioni internazionali e quindi Napoli, la Campania è un momento centrale di questo confronto. Si è sviluppato tutta un'altra serie di iniziative per cui molti bambini vanno a giocare gratuitamente a tennis con i professori, vanno ad assistere a spettacoli, oppure abbiamo creato per esempio anche una cosa per bambini che vogliono imparare a suonare, a cantare. Da questo, dicevo, da questo primo nucleo di recupero dei bambini, poi si cerca di dare loro anche quelle possibilità anche di concretizzare i loro desideri. Quando è arrivato Mentoring, è arrivato Sergio Cuomo, è arrivato il Cardinale e hanno posto all'attenzione della Regione Campania la possibilità di questo evento, mondiale, credo l'abbiamo detto a chiare lettere, non ci potevamo sottrarre. E anche nella nostra, come dire, difficoltà economica abbiamo trovato un po' di risorse, perché riteniamo che tra le priorità ci sta la salute del bambino, la salute psicofisica del bambino, l'accompagnamento al bambino. Siamo la regione più giovane d'Italia e questo è necessario che si faccia. Il Global New York, un programma di investimenti tra lo Stato di New York e quello italiano, diretto anche ai piccoli imprenditori interessati a realizzare iniziative commerciali godendo di incentivi ad hoc. In questo periodo di crisi, il Global New York rappresenta una chance per tante imprese italiane. Il brindisi di oggi per Andrea Cuomo è il brindisi per una persona che fa l'orgoglio del nostro territorio. Io voglio esprimere come nocerino l'orgoglio per avere un paese che ha dato le origini ad Andrea Cuomo. Sono contento di questo, ma sono felice non soltanto per un fatto così localistico o campanilistico, sono felice perché siamo di fronte ad una persona, una famiglia, io oserei dire, italiana, che ha dato negli Stati Uniti tanto aiuto a tanti italiani, all'economia di tanti italiani. Da imprenditore ricordo il suo sostegno per il pomodoro italiano, ma voglio ricordare anche che questo sostegno e quest'idea di sostenere la italianità negli Stati Uniti continua con il programma Global, cioè nel senso che questo programma può aiutare tante imprese, piccole imprese soprattutto, ad avere un futuro sul mercato americano. E in un momento nel quale l'Italia, a mio avviso, si può sicuramente salvare attraverso l'export, perché se aumenta l'export aumenta il PIL, aumenta la produttività e quindi aumenta il lavoro. Sostenere il lavoro italiano e sostenere la produttività italiana significa dare nuove opportunità di lavoro a tanti italiani e quindi regalare al nostro paese quella opportunità che un paese civile come gli Stati Uniti può dare all'Italia, visto che credo che sia tra i paesi al mondo, cioè gli Stati Uniti sono il paese al mondo che apprezza di più questa italianità, non soltanto perché molti come Cuomo hanno origini italiane o famiglie come Cuomo hanno origini italiane, ma perché sicuramente le nostre eccellenze trovano il primo che li apprezza nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti. Allora, la presenza di un'impresa provinciale di Salerno, associazione di categoria che raccoglie al suo seno le piccole e medie imprese dall'agricoltura all'artigianato, è motivata dal credere fermamente in quella che è l'azione della famiglia Cuomo sul nostro territorio. Un'azione che ha visto le sue origini sin nell'immediato dopo terremoto e guarda caso oggi ne abbiamo 24, ieri c'è stato l'anniversario, il 34esimo anniversario, e la presenza forte dell'americanità italiana dei Cuomo su Salerno e sul suo territorio è significativa.
avere il piacere che un nostro connazionale di origine italiana, chiaramente, quindi voglio dire qualcosa che dovrebbe fare, che fa onore e merito alla nostra nazione, sia stato rieletto governatore dello stato più importante degli Stati Uniti, qual è quello di New York, è una cosa che ci inorgoglisce e sicuramente questo è un preludio per un sempre maggiore e continuo attaccamento della famiglia Cuomo con Salerno e con la sua azione produttiva. You Filmmaker, il festival internazionale del corto giovanile, organizzato da Mentoring USA Italia Onlus in partenariato con prestigiose realtà, tra le quali Alliance of Civilization delle Nazioni Unite, Giffoni Film Festival, Curia di Napoli e Consolato USA. Coinvolte le scuole d'Italia e i giovani filmmakers che alla mostra ad Oltremare di Napoli dal 22 al 25 marzo discuteranno sui temi migrazioni, pace, conoscenza, sviluppo sostenibile e diversità culturale. Tanta partecipazione e gioia al Palazzo della Provincia, al riconoscimento di quanto è stato fatto fino ad oggi. Il brindisi e il taglio della torta hanno suggellato il nuovo successo elettorale del governatore Andrew Cuomo, che prossimamente sarà in Italia per incontrare le istituzioni, gli imprenditori e i tanti del Comitato Europeo che lo hanno sostenuto.